da quando si è insediato il nuovo sindaco. Sì. Che cosa è cambiato in questa città? Niente. Cioè abbiamo l'ascensore che non funziona. Proprio il giorno che si è insediato il sindaco, l'ascensore si è fermato. Ma cosa, è un dispetto? Quali sono le richieste dei cittadini al sindaco? Tante, tante, ma lo so che non è possibile. Facciamone qualcuna. La pulizia per la città, l'erba che sta sui marciapiedi. Sono cambiate tante amministrazioni, ma quali sono i problemi che restano a Torre del Greco? Sono qua, innanzitutto la spazzatura. I vigili, non si vede un vigile per la strada. I vigili fanno solamente divieti di sosta. I motorini che si impennano, che corrono tutta forza. Nessuno vigile, ma non ci stanno i vigili poi in effetto. Chi è che deve fermare? Non c'è nessuno. È peggiorata ancora di più la situazione. Perché è peggiorata? In Perché che modo? Perché siamo un nezzo per tutte parti. Visto che ultimamente sono stati distribuiti i nuovi orari e le nuove disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti, la differenziata eccetera. Però mancano ancora i cassonetti in molti punti e puntualmente vengono ancora depositati per strada rifiuti senza ovviamente rispettare i giorni e gli orari. Quali sono le criticità più urgenti da affrontare a Torre del Greco? Al momento il tema che più ci preoccupa è sicuramente la situazione degli immobili. Gli immobili nel centro storico sono fatiscenti, sono pericolanti, ci sono tantissime famiglie che non trovano immobili da locare, quindi da occupare, proprietari che hanno paura di metterli in locazione per le stesse problematiche. A piccoli passi io qualcosa sto notando, ma... Ad esempio? Ad esempio la prima cosa che hanno fatto, hanno tolto l'erba vicino ai muri, sia nelle parti alte che nelle parti basse della città, e ci sono state anche dei piccoli passi a livello di NU e oltretutto delle nuove iniziative che in un modo o nell'altro hanno dato un aspetto diverso alla città. Dall'insediamento dell'amministrazione Mennella che cosa è cambiato in questa città? Io abito in periferia, non vedo diciamo belle cose. Non lo so, non saprei che dirle. Io dove abito, che non abito qui al centro ma su Via Nazionale, abbiamo una scuola, una struttura che è la Gianpietro Romano, se non mi sbaglio, scuola elementari, e niente, la mancanza di vigili urbani la mattina, dove non si può attraversare, dove ci sono macchine che mettono in divieto di sosta, e nessuno le dice niente, e poi c'è penso un problema di sicurezza perché i bambini non possono essere lasciati soli ad attraversare una strada che la mattina a quell'orario è trafficata da mezzi pesanti e quant'altro. Ma la città la vede più pulita? No, penso che non si può gestire la pulizia di una città così com'è. Cioè in effetti bisognerebbe secondo me installare delle isole ecologiche fatte isole psicologiche, non una parola, perché ai due poli della città, per una città così grande, dove le persone vanno a conferire tutti i tipi di rifiuti che non si possono conferire quotidianamente, e poi bisognerebbe che secondo me i cassonetti non siano poggiati sui marciapiedi ma all'interno dei condomini, come avviene dappertutto. Devo dire la verità, sto vedendo dei miglioramenti. Ad esempio? E vedo un po' più di movimento, più ordine, diciamo parecchie cose. Poi ci sono stati gli eventi, gli spettacoli, quindi hanno rallegrato un po' la città. E la pulizia? La pulizia non tanto. Diciamo a livello di spazzatura siamo ancora forse un po' di poco, però non tanto. Io vedo che le cose stanno cambiando in meglio. Anche quell'argomento così cruciale della spazzatura, penso che stia andando meglio perché vedo che raccolgono tutte le notti. Sono un po' rumorosi perché noi dai nostri appartamenti non riusciamo a non sentire i rumori della notte. E poi mi piacciono anche queste iniziative culturali che il sindaco sta portando avanti. Applauso. E invece del nuovo piano di conferimento che parte il prossimo 23 ottobre, che ne pensa? Io penso che sia una cosa buona, si conferisce una sola cosa giorno per giorno e quella è la cosa positiva, perché purtroppo io ho visto raccogliere di notte i rifiuti, secondo me io li ho visti buttare nello stesso compattatore, quindi il fatto che noi differenziassimo alla fine veniva ad essere annullato come cosa, invece se noi conferiamo un solo rifiuto, uno per giorno, penso che questa sia la cosa migliore.
Mentre la scelta dei pannolini, pannoloni su prenotazione? Non mi riguarda perché non ho bambini piccoli e non ho anziani, però penso che quello sia un po' un problema, sinceramente. Da cittadina le sue richieste al sindaco? Di migliorare la città ancora, c'è ancora tanto da fare, siamo solo agli inizi. Guardate le strade come stanno? Come stanno le strade? Sporco come erano, quindi pensa che non sia cambiato proprio niente. Del nuovo piano di conferimento rifiuti che parte a breve, che ne pensa? È informata? Qualcosa sì, però dovremmo vedere ancora che cosa ci propongono. Io tengo un malato in casa e loro hanno proposto il fatto dei pannoloni. Ma dove si devono buttare questi pannoloni? Su prenotazione il venerdì. Su prenotazione il venerdì, dobbiamo prima prenotare e poi buttare i pannoloni. Bene, mi piace proprio questa cosa. Noi conserviamo questi pannoloni che puzzano fino al venerdì, poi facciamo la prenotazione e poi li buttiamo. È una cosa coerente secondo lei? Una scelta da rivedere. Da rivedere assolutamente. Lei la vede cambiata la città? Sì, molto cambiata la città di Torre rispetto a prima. In che modo? È in meglio, devo essere sincera, in meglio. Più pulizia, più ordine. Un po' la questione blatte in estate. Perché stiamo invasi proprio. Un problema da risolvere. Sì, un problema da risolvere, però io penso che è una cosa che dovrebbero fare già in inverno, proprio per le fognature, così ci prepariamo per la prossima estate.